E adesso c'è oggi ovviamente la seconda puntata dedicata al coro di San Salvo. Madre di me, di te, Gesù sente l'odore del mare,
Allora, eccoci tornati a San Salvo, sono con la vicepresidente Maria Petrella, sì, che ovviamente canta, come ci ha raccontato ieri la presidente Giovanna, e un obiettivo, la vicepresidente, sì, ovviamente la vorrà scalzare, vorrà diventare lei presidente. Assolutamente no, assolutamente no. Troppi impegni. No, assolutamente, perché comunque siamo impegnati parecchio tutti e tre. Perché ci tengo molto, anche se non sono di San Salvo, non sono nata qui, però amo questo paese. Dov'è, io sono nata in Molise, ma sono cresciuta a Milano. E si sente, sempre. Si sente. E allora questo coro, anche quando venivo per poco tempo, andavo perché mi piaceva, anche se non capivo niente. Adesso capisco un poco di più, il faccio dialetto, fatica, ovviamente. Beh sì, dialetto, però amo questo coro, infatti sono impegnata a fare sempre qualcosa di più, ad avere qualcosa di più dal comune, fare delle gite. La parte fare burocratica, no? Organizzativa. Parte, sì, tutti e due. Raccolta fondi anche, esattamente. No? È complicato? Per me no, ho fatto delle cose grandi, perciò questa è un passatempo piacevole. Ovviamente all'epoca, quando ha iniziato a frequentare questa associazione, mi diceva non si trovava qui in Abruzzo, ma per gli allenamenti come ha fatto? Per le prove come ha fatto? A distanza? Ma perché tanto poi devo leggere e ho imparato a leggere anche questo dialetto. E inviavano le basi musicali per allenare? Sì, ma non ho troppo bisogno di questo. Quando una cosa mi piace riesco a farla senza troppi problemi. Infatti anche se non faccio l'allenamento, basta sentire un attimo e parto, sono con l'orecchio particolarmente allenato. Molto. L'aneddoto più dolce che ricorda, avvenimento particolare, sì, in questi sono passati 10 anni dalla fondazione, dal 2013, sì, quindi parte, un ricordo che si porta con sé spesso. Sì, ecco, quando andiamo via, che andiamo all'estero a cantare, molto bello, un po' faticoso, però molto bello trovarsi con altri cori, si impara sempre, no? Quando si è con altre persone. E si fanno anche un po' i paragoni, no? Esattamente. Attingere dagli altri, da quelli più bravi. Paragoni no, ma attingere esperienza dagli altri sì, perché sono una che mi piace, sono una carta assorbente, mi piace assorbire, se una cosa mi interessa sì, poi se non mi interessa sorvolo, però se mi piace ci metto l'anima, perché infatti con questo coro da 2 anni che sono vicepresidente ho cercato di aiutare, perché il nostro compito è anche quello, no? Con persone che magari non ce la fanno, con persone con dei problemi, e noi cerchiamo di aiutarli. Con la catena un calzone giù, sulla catena un calzone giù, dove deve
l'associazionismo, l'opera sociale. Io questo... Si vede che, sì, che evidentemente c'è nata, no, con questa, sì, indole. Ho aiutato sempre tante persone che avevano bisogno, perciò a me viene naturale. Perciò quando c'è gente che possiamo dare una mano, perché purtroppo delle persone non è tanto l'età, magari il modo di vivere così da soli è brutto, no? Perciò trovare qualche persona che ti ascolta è bello. Può scappare un sorriso in più che non, sì, fa mai male. Sì, sì. E quello, quello è il grazie, vedere una persona che è contenta e sorride, perché poi li andiamo proprio a cercare, tenere compagnia, ce li portiamo insieme, sì, questo è molto bello. Il prossimo obiettivo di questo coro, non solo diciamo così a livello professionale, ma proprio a livello sociale, umano, quale potrebbe è essere? Quello che più, a trovare più persone e darle una mano. Aiutarli sempre per portarli nella nostra città, che anche d'estate che facciamo la rassegna dei cori, facciamo una festa bella. Tanti turisti ad ascoltare. Sì, 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 la piazza è piena. E il rapporto con le istituzioni, perché prima mi diceva appunto mi do da fare, mi sono, sì, data da fare anche, sì, sotto, sì, questo, sì, punto, sì, di vista. Esattamente, ecco, sono sempre disponibilissime. Ecco, qual è però l'ostacolo che si incontra, il principale? No, perché io sono convinta che quando si va in un posto con educazione si riceve sempre e anche più di quello che si chiede. E questo è importante. Io ho trovato, sì, in comune delle persone, della cooperativa, sempre disponibilissime, sempre al massimo. L'assessore, il sindaco, le signore che lavorano in comune le ho trovate sempre dalla nostra parte, ci hanno sempre aiutato, ci hanno dato sempre quello che abbiamo chiesto e anche più. Il prossimo concorso, la prossima rassegna, quando ci sarà, la state già organizzando? Lavorando. Sì, maggio, e no, prima ancora, il 26 marzo. Quindi siamo agli sgoccioli. Sempre, sì, ma siamo sempre preparati. Vicepresidente, è così, così vi vogliamo, sorridenti, sì, e sì, pieni sempre di energia. Davvero, e allora grazie vicepresidente, noi torniamo in sala ad ascoltare altri pezzi e poi torneremo qui nel foyer o in sala addirittura per raccontare altre storie dell'associazione corale San Salvo in Canto. Grazie.